Buonasera a tutti, siamo in diretta da Tipoteca Italiana per questa conversazione su Aldo Novarese. Mi fa piacere poter iniziare questo nuovo anno, diciamo, di incontri che al momento avvengono online, perché, come sapete, siamo ancora facendo i conti, ahimè, con la situazione del Covid, però questo filo aperto con voi che ci permette appunto di dialogare, pur essendo dislocati in luoghi diversi in questo momento, è un'utile occasione per riannodare, per riprendere il filo della nostra attenzione su Aldo Novarese. Allora, passerei subito a introdurre chi sono i nostri ospiti e che insieme riusciranno a precisare un po' meglio anche la figura di Aldo, inserendolo in quello che è il suo contesto, non solo di type design, ma anche possiamo dire, grafico, fotografo, con la sua personalità eclettica, però in dialogo soprattutto con le esigenze del suo tempo, dell'azienda per cui lui svolgeva questo lavoro, e che era la Nebbiolo, appunto. Quindi, parlando di Aldo Novarese, inevitabilmente si incrociano anche esperienze e momenti storici della fonderia italiana Nebbiolo. Però non voglio sottrarre subito spazio e tempo ai nostri ospiti, che insieme cercheranno di tratteggiare un po' la figura di Aldo. Allora, in ordine di apparizione, che poi lascerò a loro la parola con una brevissima introduzione e premessa generale, ci saranno, e ringrazio tutti quanti e per la generosità di assecondarci in questa voglia e questo desiderio di raccontare, di dialogare col pubblico. Quindi abbiamo con noi questa sera Fiorella Bulegato. Ciao Fiorella. Fiorella è docente allo IUOV e, diciamo, docente di storia della comunicazione visiva. E bene o male è una delle ricercatrici, dei professori che con più, diciamo, costanza sta un po' ritracciando quella che è la storia della comunicazione visiva italiana, ma anche del design tipografico, inevitabilmente. Altro amico che ci raggiunge questa sera è Riccardo Locco. Ciao Riccardo, A tutti. grazie anche a te. Quindi Fiorella, adesso possiamo dire geograficamente in Veneto. Riccardo, siamo a Bolzano o in Veneto? Bolzano. Sei a Bolzano, tu sei quindi un arancione, possiamo dirlo. Va bene. E poi si unisce ancora a noi anche Alessandro Colizzi. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie a tutti voi di averci raggiunti. Alessandro, tu da dove sei in diretta? Perché mi perdo dei tuoi Sono spostamenti. esattamente qui in Piemonte, Ah, sei a in Piemonte. Torino. Bene, quindi abbiamo Veneto, Trentino, Bolzano, scusate, e Piemonte in diretta per questa conversazione su Aldo. Velocemente, perché puntiamo ancora i riflettori su Aldo Novarese. Sapete tutti che è trascorso da poco, si è chiuso da poco quello che è la sua celebrazione, proprio che è coinciso con il centenario della sua nascita, 1920-2020. Lo ricordo per chi si fosse perso queste date fondamentali della biografia di Aldo. Ma ripercorriamo insieme un po' il lavoro di Aldo Novarese, la sua figura, la sua nota biografica e, diciamo, quindi le sue interazioni, le sue relazioni col mondo della tipografia, del design tipografico di quegli anni, perché credo che sia importante sottolineare, mi fa piacere che ci siano qui presenti Fiorella Bulegato, Riccardo Locco e Alessandro Colizzi, perché ognuno di loro, a modo loro, sono ricercatori attenti e scrupolosi nel riconsiderare il lavoro estetico, stilistico, il design, però inserendolo nel contesto proprio europeo e, diciamo, anche nel contesto sociale, estetico, storico, quindi ridando quindi nuovo lustro al lavoro, ma anche al tempo stesso collocandolo nello spazio, diciamo, che gli spetta nel mondo della comunicazione visiva. Allora, inizierei subito con Fiorella, a cui lascerei la parola, e a cui affiderei anche un breve, diciamo, il tempo a disposizione non ci consente
chissà quali approfondimenti, però ci fa piacere proprio raccontare questa, questa anche biografia di Aldo Novoresi rivista e diciamo calibrata alla luce di quelle che possono essere le ricerche che si aggiornano costantemente. Ecco, preciso questo. Sia Riccardo che Alessandro sono membri di questo Nebbiolo History Project, che nasce proprio dalla necessità di ridare delle certezze, di puntellare quindi con una documentazione basandosi proprio sia sulle interviste, sia sull'incontro, sulle registrazioni, sulle interviste con i protagonisti, gli ultimi protagonisti del Nebbiolo, ma anche documentandole con la ricerca d'archivio. Quindi tutti e tre voi siete campioni di questa necessità proprio di correttezza documentaria proprio per al fronte di certe affermazioni. E mentre eravamo in dirittura d'arrivo con questa diretta, parlavamo appunto della dare la datazione ai caratteri Nebbiolo, per esempio, è un esercizio non superfluo, ma fondamentale per ricollocarli esattamente nel contesto, se sono stati o meno anticipatori di un gusto, di una tendenza, e quindi anche di dare per fortuna o diciamo quella esatta collocazione temporale necessaria proprio per sottolineare la capacità di intuire il momento storico e quelli che erano i gusti del tempo. A te, Fiorella, la parola, non ti rubo. Ok, buonasera a tutti, grazie Sandro per quell'opportunità proprio di parlare di Aldo Novoresi in questa occasione, e evidentemente quello che è il più noto disegnatore e famoso anche di fama internazionale, disegnatore di caratteri di fama internazionale del Novecento italiano. E quello che andrò a dire io, faccio una parte introduttiva proprio ricordando qual è stata una biografia, alcuni momenti della biografia di Aldo Novoresi, proprio come introduzione a quello che poi diranno Riccardo Locco e Alessandro Colizzi, andando a contestualizzare, diciamo, un momento prima, soprattutto prima e soprattutto verso la parte finale, ecco, del lavoro di Novoresi e dell'esperienza più generale, come spiegava Sandro. E intanto volevo sottolineare che queste breve introduzione è anche frutto di un inizio di un lavoro che abbiamo con Sergio Polano iniziato prima della interruzione dovuta alla pandemia, sui materiali proprio sul fondo Novoresi della tipoteca. Ecco, sottolineo il fatto che proprio alla tipoteca c'è un fondo di materiali proprio su questo, che è stato solo parzialmente studiato, ecco, e che quindi alcune delle immagini che vi mostrerò adesso sono proprio frutto di un primo iniziale lavoro su questo. Vi condivido intanto il mio schermo. Ok. Sono partita dal posto sbagliato, mi scusate. Ok. Come diciamo sempre, il bello della diretta, no? Certo. Ok. Allora, intanto c'è un iniziale punto di vista che è anche quello che sottolineava Sandro all'inizio, cioè il fatto di considerare Novoresi come un bozzettista grafico, ovvero il fatto che lui non abbia solo progettato caratteri, disegnato caratteri tipografici, ma quanto abbia lavorato anche in determinati campi. Chiama lui stesso, si dà questo appellativo di bozzettista grafico in questo articolo del 1951, che segna anche il momento in cui comincia a collaborare con la rivista Graphicus, ma l'anno precedente, nella sua carta intestata, proprio troviamo proprio Aldo Novoresi disegni, bozzetti, progetti pubblicitari, creazioni artistiche, quindi una definizione di questo genere. Anche questi materiali, ringrazio, se fosse anche collegato, Tommaso Troiani, che ha fatto proprio che ha realizzato una tesi di laurea discussa nel 2015 proprio su Novoresi, e ha recuperato questi materiali dall'archivio Fiat. Ne parla lui stesso poi nel 1991 in un'intervista, quando spiega di che cosa si occupava: non mi occupavo sulla progettazione dei nuovi tipi, ma anche di tutta la fase della loro promozione, del loro lancio commerciale, quindi disegnavo pagine
pubblicitari o opuscoli illustrativi di nuovi caratteri, che dovevano servire per mostrare al tipografo l'uso dei vari tipi, le loro caratteristiche, il campo di applicazione. Erano in pratica, dice, dei saggi di grafica. Vediamo però alcuni cenni alla sua vita per capire come è arrivato a tutto questo. Intanto nasce il 29 giugno del 1920, nasce a Pontestura Monferrato in provincia di Alessandria. Il padre è un agente del Dazio che lavora a Torino e quindi trasferisce lì la famiglia. Perciò Novarese studierà a Torino alla scuola di avviamento professionale per artigiani stampatori e poi alla Regia Scuola Tipografica Paravia. Qui proprio in questa scuola, quindi fa una formazione specifica in questo ambito, incontra e insegna Alessandro Butti, personalità anche qui, uno dei protagonisti anche qui della prima parte del secolo proprio in questo ambito, e che lo nota la sua capacità nel corso serale di disegno e gli suggerisce di fare una domanda di impiegarsi alla società Nebbiolo, dove Butti in quel momento dirigeva l'ufficio artistico della Fonderia Caratteri. E quindi a 16 anni Novarese viene assunta a Nebbiolo. Questi sono i materiali del foglio di assunzione. È il 20 aprile, come operaio, poi come apprendista disegnatore, poi passa alla categoria impiegati. Questo lavoro che ci proterrà per quasi 40 anni. Si inserisce in un ambiente piuttosto, diremmo, speciale, per usare un appellativo, chiameremo un team adesso di progettazione grafica, che è funzionale a una struttura, alla struttura produttiva di una importante grande industria italiana, l'unica dell'industria italiana di quegli anni, che si definiscono, mi piaceva questa immagine, una sinfonia, con questa idea di sinfonia, e infatti in questo specimen parlano di giusto accordo di buoni strumenti, che dal giusto accordo di buoni strumenti si ottiene una perfetta esecuzione. Le nostre recenti creazioni di caratteri da stampa sono strumenti adatti per realizzare armoniose composizioni. Quindi successivamente viene congedato dal servizio militare, dopo l'8 settembre si riunisce alle file partigiane e intanto comincia a collaborare proprio al disegno di alcuni caratteri. Questi adesso ve ne mostrerò una carrellata proprio molto veloce, evidentemente, senza soffermarmi. E li vedete, l'Etruria Populonia, l'Etruria Vetulonia, il Landi Linear, alcuni di questi in collaborazione con Butti. Uso per questo poi gli specimen e quindi materiali, come vedete, dalle didascalie, proprio che vengono dall'archivio della tipoteca. Il suo lavoro però ebbe un grande impulso nel secondo dopoguerra. E ne vediamo qui alcune delle sue realizzazioni, come dicevo, una carrellata di realizzazioni, iniziando dalle iniziali per il carattere Ateneum, che precedentemente aveva collaborato proprio al disegno dei caratteri sempre con Butti, o piuttosto che il Normandia Stretto, o il carattere egizio. E siamo già nel 1952, quando lui subentra proprio a Butti, che morirà poi nel 1959, e diventa egli stesso, Novarese, direttore dello studio artistico Nebbiolo. Da questo punto in poi anche i ruoli e le attribuzioni sono un po' più precise all'interno dei materiali storici. Ne vediamo quindi un'immagine proprio di Novarese all'interno dello studio artistico, e nel 1953 ne vediamo come infatti lui si firma ufficio artistico della società Nebbiolo. In questo caso, e queste sono delle un articolo di Graficus, e dove realizza con il carattere Fontanesi che aveva realizzato nel 54 ma disegnato nel 51, compone sia il titolo che il capilettera. Continuiamo poi con caratteri come il cigno, e qui ad esempio un noto designer editoriale storico inglese, John Dreyfus, ne parla come quel carattere che ha quel tipo di fascino universale che assicurerà la sua popolarità dal regno dell'alta moda al quartiere fieristico. Questi, piuttosto che Juliet, sempre con Butti, Ritmo e Garaldus, anche qui in particolare sul ritmo lo stesso autore si esprime parlando di un carattere
che ha un design minuscolo del tutto coerente con le maiuscole ed eccezionalmente leggibile anche nella sua dimensione più piccola, quindi le loda mettendolo a confronto con alcuni tipi francesi. Ma vediamo come no, lo slogan e il recta, alcuni poi tra i suoi caratteri certamente più noti, se ne nota evidentemente anche la versatilità dell'attività di Novarese. Un documento del 2 ottobre del 58 che precisa qual è l'organico dell'ufficio artistico della Nebbiolo e dice che è formato da 5 impiegati: Novarese, Lidio Bonetto, Umberto Fenocchio, Giancarlo Casorati e Piero De Macchi. E proprio De Macchi lo ricorda nel 2013 quanto con un tributo a Novarese, quando parla di Novarese come suo maestro, quasi un padre, dice, sapeva trasmettere quello che serviva con poche parole. Lo studio artistico era quasi un santuario, indossavamo tutto il camicione bianco, quasi un distintivo che mi metteva inizialmente un po' di soggezione. Lì si sviluppavano le richieste del marketing. I tempi però non erano quelli di oggi, si procedeva lentamente, mesi e anni per realizzare un alfabeto. Tutto ovviamente era eseguito a mano. Novarese, il primo interprete delle necessità richieste, aveva una manualità strepitosa, geniale. E poi si riferisce proprio a Butti, figura straordinaria, purtroppo oggi un po' dimenticata. E questo ne vediamo un'immagine di qualche anno dopo, proprio che riprende anche quello che era l'ambiente, l'ambiente come era stato poi riorganizzato in realtà anche da Novarese stesso. Contemporaneamente poi, come dicevo, eseguiva oltre agli specchi e ai caratteri, anche impaginati, carte decorative, ad esempio lavorando per le cartiere Burgo, diciamo, intorno al 1960, pagine pubblicitarie per altri clienti come la casa cosmetica L'Oreal, l'orologio Omega, ma e anche molti altri, in particolare anche del territorio del territorio piemontese. È di Novarese anche il marchio che realizza per Nebbiolo nel 1965, questo è proprio il deposito del marchio all'archivio centrale dello Stato, e i caratteri poi negli stessi anni, caratteri come l'estro, l'eurostile, forse evidentemente come conoscete, forse il carattere più conosciuto di Novarese. E qui cito un aneddoto riportato da Graficus nell'occasione di una delle partecipazioni di Novarese a questi rencontre dell'URA, a questi appuntamenti in Francia, appuntamenti internazionali proprio sui temi della grafica e della tipografia, in cui dice: a questa graziosa offerta, si parlava di pane francese sfornato in America, non poteva che rispondere l'Italia, con il suo generoso vino offerto dalla società Nebbiolo nella serata dedicata ai colori italiani. Sulle bottiglie figurava un'etichetta impressa come Vin Eurostile, il nuovo carattere che Aldo Novarese ha presentato la mattinata del 31. Quindi, insomma, un momento nel quale ha presentato a livello internazionale proprio il suo carattere. Seguono altri caratteri come il Nova Agustea, il Forma, su cui si soffermerà soprattutto Alessandro Colizzi dopo, il Magister, Metropol e lo Stop, un carattere segnaletico tra i più utilizzati, realizzato alla fine degli anni 60. Il 28 aprile del 72 cessa la sua attività presso la Nebbiolo. L'azienda è interessata da un processo di ristrutturazione industriale, chiude il reparto tipografico, chiude la fonderia di carattere, lo studio artistico, rimangono solo Luciano Agosto e Gianni Parlacino, che sono, diciamo, gli ultimi assistenti di Novarese fino al 1977, quando chiuderà l'attività. E Novarese comunque continuerà nella sua attività disegnando caratteri per altre aziende, la Reber, la Ash, la Bertel, la Tigra, la ITC, l'Agfa, insomma, e qui ne vedete una immagine che li riassume, e morirà improvvisamente il 16 settembre 1995 a Torino. Certamente il contributo di Novarese anche solo in termini quantitativi è ingente. Parliamo di più di 100 tipi variati in un totale di circa 300 serie di pesi diversi, ma anche è importante la sua attività, potremmo chiamarla di diffusione, cioè oltre che all'attività come bozzettista grafico, come l'abbiamo definito all'inizio, si impegna proprio nel
far conoscere il sapere tipografico, il sapere grafico e tipografico, e evidentemente che vuol dire far conoscere il lavoro suo, ma anche il lavoro di Nebbiolo al di fuori dei confini nazionali. Svolgerà un'attività di insegnante sempre alla Regia Scuola Tipografica Paravia tra il 48 e il 57, è autore di due libri, di cui uno recentemente riedito, li vedete qui, Alfabeta, lo studio di genere di carattere e il segno alfabetico. Collaborerà con la rivista, in particolare con la rivista Graphicus dal 1951, realizzando sia le copertine, ma anche numerosi articoli, così come con Qui Nebbiolo, l'altro house organ aziendale. Ma anche quello, dicevo prima, della partecipazione a questi incontri internazionali, dove presenterà, questo è un'immagine con Maximilian Voxel, animatore di questi incontri, come presenterà nel 1957 quello che credo abbiate già sentito parlare, che è il suo sistema di classificazione dei caratteri, qui ne vediamo una doppia pagina. Per concludere, certamente... l'interesse è importante far emergere proprio l'importanza di Novarese ricostruirle le sue caratteristiche. Questa è una testimonianza sempre di Piero De Macchi, in cui parla proprio del fatto che fosse una personalità controcorrente, era consapevole delle proprie possibilità e capacità, vinceva le sue balbuzie proprio in questo modo, probabilmente. Ciò spiega come fosse attento, dice, all'affermazione delle sue capacità in ogni occasione, in modo talora quasi sfacciato. Ma al di là degli aspetti, diciamo, più legati alla persona, è importante, credo, riuscire a documentare in modo sistematico un patrimonio di artefatti, proprio rappresentato soprattutto dal disegno dei caratteri tipografici, che è frutto evidentemente di un lavoro di molti e testimonianza di un contesto che è produttivo, che è economico, che è estetico, che è culturale, che è variato poi nel tempo e quindi è anche frutto di una inesauribile elaborazione sociale. Grazie. Fiorella, grazie davvero, perché mi rendo conto che condensare la ricca biografia di e il lavoro, ripercorre in tempo così stringato tutta questa massa enorme di dati di una realtà fisica proprio, no? Perché stiamo parlando anche di un mondo legato alla produzione della fonderia in anni in cui c'era proprio anche, quindi il confronto, c'era proprio un lavoro di laboratorio e di team, come hai detto tu. No, ti ringrazio anche perché riuscire a ripercorrere con questa anche rapidità e al tempo stesso puntualità non era un compito facile, quindi grazie davvero. Ecco, io credo che proprio una delle ragioni di questa conversazione che sta avvenendo in diretta e online è proprio quello di riuscire a portare alla luce e mettere in evidenza, come se usassimo un evidenziatore bello colorato, quelle che sono proprio le vicende della tipografia legate alla tipografia della storia italiana. Ed è questa la ragione per cui abbiamo esteso questo invito e ribadisco proprio a questa, diciamo, chiamiamola di nuovo corrente di interessi e di studi proprio sul lavoro dei protagonisti che hanno comunque firmato, diciamo, con la loro personalità, con il loro, diciamo, loro talento, quelle che sono proprio il panorama estetico del carattere tipografico del Novecento italiano. E proprio due giorni fa ero di fronte a Tipoteca, mi aveva colpito l'etichetta di un anice dove si faceva bella mostra di sé estro, no? Quindi è l'anice Varnelli, adesso io non sono un bevitore di anice, però proprio per dire come poi questi caratteri trovano ancora la loro più che dignitosa e anche quasi straordinaria facilità visiva e di coesistenza in un mondo che sembra diretto in tutt'altra direzione, cioè il digitale che costantemente presenta ogni giorno un nuovo carattere di nuova concezione. Ecco, quindi mi piace che sia stato proprio evidenziato questo straordinario lavoro di equipe sopra il quale si è giunto proprio la personalità stessa di Aldo. Passo la parola a Riccardo, che giustamente ci vuole
raccontare un po' di più dello studio artistico, che è stata una cellula, io direi, proprio vitale per quanto riguarda gli anni d'oro, direi, della produzione di Nebbiolo, in quelli in cui si sono proprio definite, si è definito un po' il corpus di caratteri che sono stati creati dal Nebbiolo, perché agli inizi della vita della fonderia sappiamo che alla fine 800 e primi 900 ancora la Nebbiolo agiva come, diciamo, di intermediario e vendeva e produceva caratteri però realizzati da altri, mentre si dota di un team interno, e lo studio artistico secondo me è il punto diciamo concreto di e anche l'intuizione più felice di voler proprio una squadra a servizio delle realizzazioni Nebbiolo. A te, Riccardo, lascio la parola. Grazie Sandro, io condivido lo schermo, ho messo insieme un po' in fretta una serie di slide, scusate, una serie di slide che in qualche modo dovrebbero aiutarmi nella chiacchierata, diciamo così. E, sì, volevo, partendo da quello che diceva Sandro, la Nebbiolo inizialmente commercializzava quasi esclusivamente caratteri di altri, ma ha continuato, per dirti Sandro, a mettere nel loro catalogo il Bodoni dell'ATF, quello disegnato da Benton nel 1910 circa. Abbiamo catalogo di Nebbiolo anche degli anni 60, mi risulta, dalle ultime volte che l'ho visto, non vorrei essere impreciso, dove c'era il Bodoni, che era, non era altro che l'ATF Bodoni, insomma, con le matrici americane. Comunque, questa è una veduta dello stabile di Via Bologna, dove c'era fondamentalmente nella parte in fondo, che vedete qui, c'era la fonderia Caratteri, e nella parte invece verso di noi c'era la fonderia Ghisa, era divisa in due, diciamo, in due settori di produzione. La Nebbiolo aveva, diciamo, in questi anni d'oro che vanno dagli anni 30 agli anni 70, negli anni 20 agli anni 70, aveva un altro stabile a Torino dove producevano macchine. E visto che voglio parlare del contesto, ci terrei a dire che dobbiamo tenere presente che quando parliamo di Nebbiolo noi ci riferiamo ai caratteri Nebbiolo, che sono quelli che hanno, diciamo, lasciato il segno più forte. Però in realtà i caratteri per la Nebbiolo non sono mai stati il loro settore principale. Il loro settore principale erano le macchine da stampa. Loro guadagnavano con la vendita di queste. Per cui i caratteri per loro sono stati, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, un settore secondario, diciamo. Questa è una foto tra le due guerre della fonderia Caratteri, dove venivano prodotti i caratteri, e questo è il primo carattere, diciamo, originale in Nebbiolo, in Cunabula, che è stato inciso, la storia è abbastanza, non è del tutto chiara, è stato inciso comunque il primo carattere originale in Nebbiolo commercializzato, ed è, diciamo, fa parte di questo gruppo di questo trend che c'era al tempo, in Inghilterra, in America, in Germania, in Francia, di revival però che oggi chiameremo revival un po' storcendo il naso, diciamo revival un po' liberi, insomma, hanno preso un modello e da lì sono partiti per costruire qualcosa, per disegnare qualcosa che non è molto fedele al modello. Il modello dell'incunabola era un carattere usato da Rattold, uno stampatore del 400 veneziano. Nel 26 praticamente assumono questo signore, Raffaello Bertieri, lo assumono come consulente, un consulente esterno. Bertieri aveva le sue attività, era impegnatissimo a Milano, e ne parlavo con Alessandro Concolizzi, che ha fatto un po' più ricerche di me su questo argomento, e Bertieri una o due volte al mese andava a Torino a vedere cosa succedeva fondamentalmente. E con, diciamo, la sua art direction, sotto la sua art direction, escono alcuni caratteri e viene coinvolto più o meno successivamente questo altro signore, Giulio da Milano, che è un artista e che farà la carriera d'artista, è un insegnante, insegna a questa scuola, a Vigliar di Paravia, da dove esce Novarese, dove escono tutti, diciamo, molti di quelli che hanno lavorato in Nebbiolo, e Giulio da Milano inizia a lavorare nel fine anni 20 e Giulio da Milano è un artista, diciamo, è teso verso il movimento modernista, che al tempo era
movimento artistico forse, o comunque nelle arti visive più importanti in Europa, e sotto la sua direzione artistica e con il contributo non molto chiaro, perché non sappiamo bene come abbia fatto Di Butti, viene commercializzato nel 28, molto prima di quello che trovate scritto nella maggior parte dei libri, e questo carattere che si chiama semplicità, che diciamo la storia lo ricorda come una risposta al futuro, quando in realtà le cose non erano poi così chiare, perché questo carattere esce pochi mesi dopo il futuro, in realtà. È vero che il futuro era già, che Renner aveva già fatto, mostrava il futuro da anni in giro, per cui questo carattere non è tanto una copia del futuro, ma si iscrive in un momento storico ben particolare per il disegno dei caratteri, quando alle fonderie principali in Italia, in Germania, in Francia, cercavano di fare dei caratteri geometrici, o comunque che secondo i canoni modernisti del tempo. Il Semplicità avrà un successo straordinario, tra l'altro lo troviamo in catalogo fino agli anni 70. Per molti versi non ha nulla a che vedere col futuro, perché ha delle proporzioni molto più estreme verso la differenza di larghezze su alcune lettere, che hanno dei tracciati piuttosto peculiari, tipo la F e la T, dove mancano completamente la parte di sinistra. Questo per dire uno specimen degli anni 60, di Semplicità. Ancora negli anni 60 producevano leaflet, specimen, piccoli libretti di questo carattere. Il nostro sospetto è che il Semplicità e il successo commerciale di Semplicità dà un po' l'input all'azienda di creare un vero e proprio studio, lo studio artistico, quando sicuramente c'era già qualcosa, ma niente di strutturato, niente di veramente ufficiale, o comunque niente che si riesce a ricostruire dai documenti. Nel 33, questo racconta la storia, nel 33 viene messo in piedi questo studio artistico, a capo viene messo Giulio da Milano, e all'interno dello studio ci lavora come assistente da Milano Butti. E come ha detto giustamente Fiorella, Butti è un personaggio, come Fiorella ha riportato, detto da De Macchi, Butti è un personaggio assolutamente scomparso nella storia italiana, nella storia della grafica italiana. E un po' il lavoro mio e il lavoro di Alessandro è stato andare un po' a ripescare, stiamo ancora lavorandoci, andare un po' a ripescare le informazioni, quello che si riesce a capire di quello che ha fatto ed è stato Butti. Questo è il primo carattere, vado un po' avanti, qui vedete l'applicazione del Veltro, è uno dei primi caratteri creati dallo studio artistico, che anche questo è un carattere di grandissimo successo, uno script che riproduce un po' questo stile di scrittura del tempo, e poi subito dopo esce questo che secondo molti, io condivido, è uno dei grandi capolavori della tipografia italiana del Novecento, il Neon, che viene accreditato da Milano, è lui la mente che ci sta dietro, ma sicuramente c'è un fortissimo contributo di Alessandro Butti. Il Neon ha questa particolarità che ha variazione di corpo, ci corrisponde una variazione di larghezza delle lettere, per cui più è piccolo il corpo e più larghe sono le lettere, più è grande il corpo e più strette sono le lettere. Questo per semplificare, in realtà ci sono tutta una serie di proporzioni che vengono, di rapporto tra proporzioni. E qui vedete alcuni pesi sempre del Neon, e qui vedete, adesso vi faccio vedere un paio di foto, due o tre foto dello studio artistico negli anni 30 o 40. Questo probabilmente è 40, perché vedete la persona di spalle sulla destra che ha davanti un foglio con la Wustea, con le lettere della Wustea, che è un carattere che Butti lo vedete in fondo, sulla scrivania, che non dà le spalle ma è di fronte a noi, chino sul disegno, pelato, quello era Butti. Qui vediamo un'altra, secondo me una foto che precede quella, anzi sicuramente precede quella di prima, questa è una foto degli anni 30, è un altro studio, proprio a livello di mobili, eccetera. Qui vediamo davanti quello che sembra essere il Neon, un bozzetto del Neon,
E questa è un'altra foto, anche questa successiva, anni 40, se non addirittura primi 50. E queste sono, questo è il periodo, diciamo, di Butti. Butti prende il posto di Damiano, che subito dopo la fondazione della, cioè subito dopo l'inizio dello studio artistico, dopo aver, diciamo, disegnato il Neon, lascia, perché Damiano persegue la sua carriera artistica, non è, diciamo, non è un direttore di un ufficio caratteri, cosa che invece Butti si calza a pennello in questa figura. E Butti prende il suo posto, ha tre o quattro assistenti. Dalla testimonianza di uno di loro, Ennio Lavagna, una testimonianza che ha lasciato a Enrico Tallone, e una testimonianza scritta prima di morire negli anni 90, sappiamo un po' quello che era il processo. Cioè, fondamentalmente Butti disegnava a mano delle lettere normalmente con un'altezza di maiuscola di 10-12 centimetri, e le disegnava a mano in matita, e gli assistenti ripassavano con la china, fondamentalmente. Nel momento in cui era stato finito il set di lettere e Butti era contento, Butti era famoso per essere estremamente pedante ed estremamente puntiglioso, nel momento in cui era contento venivano fotografate e rimpicciolite, e quindi a quel punto venivano composte delle parole, composte dei testi, fatte delle prove di spaziatura, eccetera, eccetera. E si narra che Butti molte volte abbia rifare tutti quanti i disegni da capo, perché non era soddisfatto. Butti era molto, diciamo, lento era molto puntiglioso, per cui Lavagno racconta che i caratteri prodotti sotto la direzione di Butti sono in realtà molto pochi rispetto a quelli che erano stati ai caratteri disegnati in quegli anni. Cioè, molti caratteri disegnati da Butti non sono stati completati o non sono stati accettati dalla dirigenza Nebbiolo, in quanto molto, diciamo, sperimentali. Questo è uno dei caratteri famosi, diciamo più famosi, prodotti sotto la direzione di Butti, il Fluidum, dove viene, diciamo, ripreso in chiave geometrica la scrittura a mano, diciamo, lo script, con questo fortissimo contrasto e una leggera inclinazione, il Fluidum. Questo è un altro preso del Fluidum, un carattere molto, molto interessante, che un nostro amico e collega, Riccardo De Franceschi, sta studiando, come tutti, diciamo, gli script Nebbiolo, perché Nebbiolo, io non me ne occupo assolutamente, ha prodotto sia sotto Butti sia sotto Novarese una serie di script che hanno, diciamo, in qualche modo fatto anche la storia proprio a livello europeo, non solo. Questo è l'Andy Eco, che è un colpo di genio, a mio avviso, di Butti, dove viene praticamente sovrapposto il Landi Bold, upright, diciamo, regular, quello, come dire, romano, tondo, con il light corsivo. E qui vedete un set di caratteri di Tipoteca, questo proviene da Tipoteca, questa foto. Quirinus, un'altra delle sue felici creazioni che hanno avuto un grande successo, e vedete qui, questo è un carattere, diciamo, moderno, con però tutta una serie di forme che lo rendono molto, molto particolare. Vedete queste squadrature dei cerchi, però questo contrasto molto moderno, come... E qui vedete un bozzetto che ci ha gentilmente fornito la fotografia di Enrico Tallone, un bozzetto dove vedete una fase preliminare del carattere. Potete vedere alla base della A che, diciamo, le due grazie chiudono il counter, la forma, mentre nella versione finale, anche nel bold, rimane comunque un piccolo taglietto tra le due grazie. E poi c'è il microgramma. Un microgramma che è un carattere a più, solo maiuscolo, un carattere a più larghezze, diciamo, che viene in un momento, diciamo, di alcune prove, vengono fatte delle prove fino a stampare, come vedete qui, su un blocchetto di piombo, l'intera Ave Maria, diciamo, a punti, non mi ricordo quante, punti 2, 3, non mi ricordo. E il microgramma servirà come base dell'Eurostile per Novarese 15 anni dopo, diciamo, ma questo ci arrivo dopo. Un ultimo carattere di cui volevo fare cenno dell'epoca buttiana è l'Augustea, che anche questo viene prodotto solo come maiuscoli, e
ed è un carattere che riprende il lapidario, diciamo, le forme lapidarie romane. E tra l'altro è frutto di un lavoro molto lungo, durato diversi anni, dove hanno partecipato tutta una serie di assistenti di Butti, compreso Novarese ovviamente, dove vengono fotografate lapidi a Torino, a Roma e da altre parti, lapidi romane di epoca imperiale, e vengono, diciamo, disegnate forme diverse per ogni lettera, riprendendo lapidi diverse. E poi queste forme diverse vengono tutte testate e alla fine viene scelta, diciamo, una forma per ogni lettera. Un lavoro molto innovatore, diciamo. Nel 52, come ricordava Fiorella, Butti viene licenziato. Butti era il direttore dello studio artistico, aveva sicuramente un buono stipendio. I primi anni 50 erano anni molto problematici dal punto di vista economico e sociale, nel senso che c'erano degli scontri sociali molto forti, per cui dal punto di vista industriale non potevano andare bene le cose. La Nebbiolo passa un pessimo momento, vengono licenziate dei quadri importanti come Butti, appunto, un po' molta altra gente lascia, diciamo, si licenzia. Novarese rimane e diventa il direttore dello studio artistico. E questa è una foto che ha fatto vedere anche Fiorella. E Butti, che viene licenziato, aveva già i suoi 60 anni qualcosa, e una sessantina d'anni. Butti era probabilmente, diciamo, come si dice oggi, un workaholic, un grande lavoratore, insomma, era uno che era, quello era la sua passione, e nel momento in cui è stato licenziato, diciamo, sopravvive 4 anni, 5 anni, e poi muore. Questo è il necrologio scritto da Novarese su Graficus per Butti. E con Novarese, diciamo, dopo un primo periodo molto importante, che sono gli anni 30, per la tipografia, diciamo, di Nebbiolo, negli anni 30 e 40, ma poi negli anni 40, diciamo, vengono prodotti caratteri che erano già stati iniziati prima, come l'Augustea, come il microgramma, eccetera. E un secondo periodo importante, diciamo, prolifico per Nebbiolo è sotto Novarese, ed è dagli anni 60, fine 50, gli anni 60. E questo è l'estro, carattere, a mio avviso, geniale, uno dei suoi migliori, dove viene presa, diciamo, questo stile tipografico di contrasto invertito, che era abbastanza comune nella tipografia ottocentesca, specialmente in Inghilterra, America, eccetera, ma gli viene dato un che di informalità, di leggerezza, di irregolarità, che gli dà una personalità assolutamente... Questa immagine, tra l'altro, volevo dire, ho preso brutalmente da un suo PDF del mio caro amico James Clough, per riuscire a mettere, perché non avevo delle buone immagini con cui mi scuso e saluto. E queste sono delle foto di James, di alcune trattorie. James in realtà ha raccolto una serie di foto di trattorie, anche solo milanesi, trattorie o altri, diciamo, negozi a Milano, fatti composti negli ultimi anni, diciamo, in estro, ce ne sono proprio tanti. Un altro, diciamo, forse il carattere più importante, più famoso, più importante, non solo di Novarese, ma anche dell'intera Nebbiolo, forse è Eurostiles, di sicuro il carattere più popolare. È il carattere che è stato usato in praticamente i titoli di tutti i film di fantascienza della storia, e dopo che è stato prodotto, dopo il 62, e qui, diciamo, Novarese prende la maiuscola del microgramma e ci disegna un minuscolo che si sposa molto bene. Il maiuscolo è praticamente, qui vedete, ho fatto una sovrapposizione, me l'aveva chiesta James, appunto, per le sue ricerche, perché è James Clough che sta studiando l'Eurostile nel nostro gruppo di lavoro, diciamo, e qui ho sovrapposto, vedete, in grigio l'Eurostile e in rosso il microgramma. L'Eurostile, diciamo, è un restyling, lo considero un restyling, il maiuscolo del microgramma, laddove le curve vengono rifinite leggermente, diciamo, in maniera un po' più organica, un po' più armonica. Questa è parte, diciamo, del marketing prodotto da Novarese, ed è una, come dire, rappresentazione geniale della contemporaneità dell'Eurostile rispetto al design e alla grafica del tempo. Un altro capolavoro di Novarese, in cui hanno partecipato tutti i suoi assistenti, eccetera, eccetera, è lo Stop, un carattere che anche qui James ha raccolto immagini ovunque, in tutto il mondo, diciamo. E questo carattere invece lo sta studiando un altro nostro amico, Antonio Capedoni, sta facendo un bello studio sullo Stop. E qui vedete un set di caratteri in piombo,
sempre fotografato da James, uno specimen del tempo. E chiudo con, qui c'è un carattere, l'unico carattere, diciamo, da testo lungo, che è stato prodotto da Novarese per Nebbiolo. E Butti, non ha, sotto la sua direzione, non è stato prodotto alcun carattere da testo, diciamo, perché nessuno dei caratteri che abbiamo visto può essere considerato un carattere da testo, un carattere con cui compone dei libri o delle riviste. E, questa cosa qua è dovuta, è importante, diciamo, tenerla a mente, perché appunto rispetto alle grandi fonderie in giro per l'Europa, in giro per il mondo, Nebbiolo si è sempre solo concentrato sui caratteri display, sui caratteri, diciamo, da titoli o da slogan, da pubblicità, da claim, queste cose qua. E questo perché diciamo, i clienti Nebbiolo erano fondamentalmente piccoli stampatori, piccole tipografie che producevano materiali per aziende locali oppure producevano pubblicità da poi essere utilizzate, bozzetti pubblicitari da essere utilizzati su riviste, eccetera, eccetera. E questo è dovuto in particolare alla tecnologia di Nebbiolo, cioè che Nebbiolo non ha, nell'arco della sua storia, non si è aggiornata rispetto alle tecnologie tipografiche, diciamo, in voga, nel senso che quando hanno iniziato negli anni 30, diciamo, quando hanno iniziato a produrre carattere negli anni 30, molti quotidiani e riviste, anche in Italia, venivano ormai prodotte con la linotype o con la monotype, libri con la monotype e quotidiani e riviste con la linotype. Per cui avevano, diciamo, c'era una modalità di produzione diversa. Dall'altra parte, negli anni 60-70, negli anni 60, scusate, e la, diciamo, l'avanguardia tipografica diventa la fotocomposizione, e anche lì la Nebbiolo non è, è sempre solo rimasta sulla, diciamo, sulla, sul carattere in piombo. E per questo Novarese, come anche Butti, non sono, diciamo, i loro caratteri. Novarese, a differenza di Butti, ha disegnato dei caratteri da testo lungo, ma a mio avviso non sono all'altezza dei suoi caratteri, diciamo, che abbiamo visto prima, dello stile dello stop, dell'estro, eccetera, eccetera. Questo è dovuto in parte, a mio avviso, anche per questa, diciamo, come dire, questa modalità di produzione che costringeva, diciamo, questi disegnatori a concentrarsi solo ed esclusivamente su un genere e non a esplorare il genere, diciamo, da testo lungo. Ecco, io direi che potrei interrompere qui. Scusate se sono stato un po' troppo lungo. No, non hai nulla di cui scusarti, anzi ti ringraziamo, perché è stata anche questa una carrellata di indubbio interesse, proprio per approfondire anche l'atmosfera, il milieu in cui noi abbiamo dato il titolo della serata conversazione su Aldo Novarese, ma innegabilmente e inevitabilmente noi incrociamo anche l'esperienza della fonderia Nebbiolo nel suo complesso e poi in particolare dello studio artistico. Quindi raccontare Aldo partendo da Alessandro Butti era quasi un atto doveroso, proprio perché il legame di maestro con l'allievo e poi a sua volta Aldo Novarese è stato lui un maestro, diciamo, quindi è proprio il passaggio di testimone tra chi ha ricoperto la carica di la direzione dello studio artistico. Bene, il tempo veramente scorre con una rapidità incredibile, quindi non mi perderei in altri inutili discorsi e giro a mia volta la parola o il testimone, come si diceva, anche al nostro terzo ospite, che è Alessandro Pulizzi. Quindi Alessandro, a te lascio il microfono e ti ascolto con molto piacere. Grazie Sandro e grazie a tutti quanti. Allora, condivido anch'io qualche immagine, perché è sempre meglio. Allora, se adesso... ok, dovreste vedere questo. Una serie di omini che si presentano. Li vedete? Mi sentite? Confermato, vediamo. Ok, allora io di noi tre sono quello che prende il bastone, diciamo, per l'ultima fase, se vogliamo, e della Nebbiolo e della storia di Novarese legata alla Nebbiolo. Siamo negli anni 60, come ha detto Riccardo, la Nebbiolo è un'azienda che, pur avendo cominciato come fonderia di caratteri ancora negli anni
80 dell'Ottocento, ai primi del Novecento comincia a produrre le proprie macchine da stampa dopo aver avuto uno sviluppo economico considerevole e accelerato con un aumento di capitali, un cambiamento di sede, un ingrandimento, eccetera, e vendevano sostanzialmente macchine da stampa straniere. Quando cominciano a fare le loro, quello diventerà il settore predominante, ma questo non avverrà fino al secondo dopoguerra. Fra l'altro, la Nebbiolo durante la guerra era stata riconvertita ad uso bellico, quindi la fonderia di Ghisa, che era comunque all'interno dello stabilimento di Via Bologna, produceva pezzi per armamenti. Immediatamente dopo la fine della guerra, una parte degli stabilimenti viene riconvertita e un settore, oltre a quello delle macchine da stampa, oltre alla fonderia Ghisa, oltre ai caratteri da stampa, è quello dei telai tessili, che poi, per ragioni legate alle condizioni imposte dagli alleati per l'accordo del piano Marshall, verrà sostanzialmente bloccato. E quando appunto siamo nel 51-52, c'è una grossa crisi economica anche legata a un investimento probabilmente azzardato per impiantare una fabbrica in Argentina, eccetera, eccetera. Insomma, sono periodi di agitazioni sindacali molto serie e prolungate, con occupazione anche dello stabilimento di Bologna per diversi mesi, e quindi nell'ondata di licenziamenti Butti è una delle teste che cadono. Passando rapidamente una quindicina di anni dopo, arriviamo alla metà degli anni 60. Siamo ancora sulla cresta dell'onda del boom economico e la Nebbiolo, nonostante un aumento degli utili negli anni precedenti, comincia ad avvertire che c'è comunque un rallentamento dell'espansione. Non siamo ancora al 69, all'autunno caldo, ma insomma alla metà degli anni 60 c'è anche un approccio di marketing che viene recepito dalla dirigenza della fonderia. Tra l'altro c'è un ufficio di pubblicità che viene affidato ad una donna, Grazia Schenone, e che lavora in tandem anche con lo studio artistico per lo sviluppo di tutti gli stampati che accompagnavano il lancio commerciale dei caratteri. L'input, come ha detto Fiorella, veniva dai rappresentanti, quelli che giravano l'Italia e un po' tutta Europa, diciamo, e che sottoponevano agli stampatori eventuali proposte di caratteri e ne raccoglievano un po' l'umore per dare delle indicazioni. Alla metà degli anni 60, comunque, alla di dirigenza sembra che Novarese, che pure nel decennio precedente aveva lanciato delle mode, in un certo senso, ha saputo anticipare il gusto, comincia a staccarsi. Sono gli anni, diciamo, più famosi, più floridi anche per la grafica milanese, e quindi in un'ottica di avvicinamento al mondo della grafica e dei famosi grafici milanesi, la Nebbiolo, tramite l'AIAP, diciamo, mette in contatto alcuni di questi grafici milanesi, Pino Tovaglia in particolare, con Novarese, con l'idea di sviluppare un carattere che piacesse anche ai grafici milanesi e che quindi potesse avere un mercato. Va detto che ancora negli anni 60 la Nebbiolo caparbiamente resisteva all'idea di sviluppare delle matrici per la Linotype, così come all'inizio degli anni 70, quando ne avrà l'opportunità, rifiuterà anche lì, per motivi che ci sfuggono, l'opportunità di passare alla fotocomposizione e addirittura al digitale. Sono quelle decisioni che non si spiegano. Quindi, un po' come le crisi di governo italiane, insomma. Quindi, sostanzialmente, alla metà degli anni 60, Novarese viene un po' costretto, suo malgrado, perché sappiamo che era comunque una persona, una prima donna, una prima ballerina, e non voleva assolutamente che qualcun altro gli dicesse cosa fare, lo mettono a capo, cioè a capo, lo fanno sedere a un tavolo con i grafici milanesi. Vediamo, Grignani, Iliprandi, Negri, Tovaglia, poi c'erano Oriani, c'era Till Neuburg e c'era Bruno Munari. Insomma, il gota della grafica milanese. Ora, in questa foto Novarese appare evidentemente in posa, che sta conversando amabilmente. In realtà
dai verbali che la signora Schenone redigeva dopo ogni incontro che avveniva grosso modo una volta al mese a Torino, qualche rara volta a Milano, emerge che Novarese fosse molto nervoso, perché onestamente, leggendo i verbali, con il senno di poi, non si può non avvertire che i grafici milanesi di caratteri capissero onestamente poco, nel senso che erano degli eccellenti grafici, ma tipograficamente mancavano di competenze. Non per cattiveria, ma perché in Italia comunque una scuola di tipografia mancava, a parte gli esperimenti della scuola dell'Umanitaria o della Regia Scuola di Tipografia a Torino, c'è da dire che la formazione del grafico in Italia si è raramente soffermata sul disegno di caratteri. Questo è un aspetto del ritardo del paese. Quindi, con tutta la buona volontà, onestamente, leggendo i verbali, capita di leggere dei voli pindarici francamente imbarazzanti a leggerli oggi. E possiamo comprendere onestamente la frustrazione di Novarese, che si doveva sentire questi grafici milanesi, che non avevano il suo mestiere, dirgli come doveva aggiustare un angolo di questa lettera, una curva, uno spessore, eccetera, eccetera. E poi comunque erano altrettante prime donne, quindi ognuno doveva sentirsi parlare e dire qualcosa di originale rispetto agli altri. Quindi erano spesso riunioni che potevano durare diverse ore e che poi portavano pochi frutti concretamente. Spesso il verbale si conclude con l'indicazione: Novarese ha recepito le indicazioni e ci aggiorneremo alla prossima riunione. Quindi Novarese ogni volta doveva ripresentare delle tavole, delle versioni che poi venivano discusse. Ora, il frutto di questo lavoro, vedete alcuni dettagli, questo è tratto da un numero di Qui Nebbiolo dedicato esclusivamente al lancio di questo forma, che era un carattere sans serif, secondo il modello svizzero che dominava ormai da una decina d'anni, Helvetica, Universe, eccetera, ed è la risposta Nebbiolo dopo il Retta, che era un po' più originale. Quindi ha, diciamo, delle cose interessanti, anche se globalmente ha un colore molto grigio, ma questo è un grigio che in realtà è stato imposto dai grafici milanesi a Novarese. Novarese partiva dal disegno di questo di mezzo, che è il designer. Questa è una tabella comparativa che era stata redatta all'inizio di questo lavoro di squadra per confrontare gli alfabeti contemporanei e sviluppare una risposta alternativa. Quindi vedete che stiamo lavorando su delle micro variazioni su determinati dettagli più che su differenze sostanziali. Non c'è una direzione precisa. In realtà il carattere da cui si partiva, il designer, era più affine per certi versi a caratteri come Optima che non alla forma che il forma avrà, scusatemi il gioco di parole. In ogni caso, alla fine degli anni 60 entra in produzione, viene annunciato con tutti i mezzi del caso e nel 1970 vincerà anche un compasso d'oro all'ADI, che è un riconoscimento ovviamente importante, e questo rappresenta per la Nebbiolo comunque un punto di accesso, almeno speravano di averlo, nel mondo dei grafici e della pubblicità che faceva capo a Milano. Quindi non più soltanto alle piccole stamperie di quartiere o di paese. E infatti per il forma la Nebbiolo comincia a lavorare con la Adler Traldi, che era un'azienda di Roma che produceva matrici per la Linotype, e quindi nel giro di pochi tempo anche il forma diventa disponibile, è la prima produzione Nebbiolo che viene resa disponibile per la Linotype, e infatti i grafici milanesi lo useranno, cioè i grafici milanesi come i Liprandi lo hanno usato ampiamente negli anni 70. C'è da dire che da questo progetto poi, visto il successo commerciale o comunque di pubblicità, di marketing, di visibilità, si aggancia un progetto legato a questo, che è il dattilo, che è sostanzialmente il forma con delle grazie egiziane aggiunte e che ne fa quindi uno slab serif molto più interessante da un punto di vista pubblicitario, mentre il forma, i grafici milanesi avevano
insistito perché il colore del testo fosse di un grigio uniforme, un po' come Helvetica, quella era l'idea. Mentre il dattilo si prestava a un'interpretazione più libera, soprattutto in pubblicità. Non è un caso che fra i grafici che vengono coinvolti per elaborare, sempre a titolo gratuito, perché tutta questa collaborazione in realtà avveniva su base puramente volontaria da parte dei grafici milanesi, vengono coinvolti anche per realizzare dei aide-pliant o specimen promozionali. A volte, negli specimen un po' più complessi, abbiamo un treante o un quattroante e all'interno abbiamo delle tavole sciolte disegnate, vuoi da Munari, vuoi da Iliprandi, eccetera, eccetera. E quindi il dattilo rappresenta il compagno e lì viene coinvolto anche Armando Testa. Proprio appunto a significare come questa seconda creazione derivata da Alforma si prestasse meglio a un uso pubblicitario. Nel 72, però, Novarese ne ha le scatole piene, sostanzialmente ne approfitta per licenziarsi, probabilmente a sentire le testimonianze dei suoi ultimi assistenti, sperava, come era già avvenuto in passato, che alla sua lettera di licenziamento la direzione reagisse con una controfferta, magari economica anche un po' più sostanziosa, ma la direzione sostanzialmente accetta le sue dimissioni, quindi Novarese si trova pensionato. In realtà non cessano i rapporti con l'azienda, perché infatti Novarese richiede e ottiene molto facilmente un ufficio suo personale nella stessa sede della Nebbiolo, dove proseguirà a disegnare caratteri in proprio, pur appoggiandosi ai disegnatori che sono Luciano Agosto e Gianni Parlacino, che continueranno a lavorare e per la Nebbiolo e quindi per il gruppo dei grafici milanesi, che a quel punto era entrato come un gruppo di consulenti che guardava anche altre creazioni che venivano sviluppate in quel momento, fra cui anche lo Stoppo, il Boxer e i caratteri per Novarese stesso, anche perché c'era lo studio fotografico, quindi era diciamo una relazione, diciamo, Novarese era uscito, ma in realtà continuava a lavorare in azienda. Questo andrà avanti fino al 1976, quando l'azienda, sostanzialmente indebitata oltre ogni limite e legata per precedenti prestiti all'IMI, verrà ceduta alla Fiat, che aveva ottenuto, un grosso prestito sempre dall'Istituto Mobiliare Italiano. Quindi diciamo che l'azienda passa in gestione Fiat. La gestione Fiat, cercando di ottimizzare i comparti, diciamo, più produttivi, mantiene il reparto di fabbrica macchine, che era quello anche numericamente più importante e per il mercato e per il numero di dipendenti, e chiuderà nel giro di un paio d'anni, quindi nel 1978, e la fonderia Ghisa e la fonderia di Caratteri, anche perché in quel momento ormai la tecnologia dominante era quella della fotocomposizione, anzi cominciavano già ad esserci le prime fotocompositrici abbinate a degli schermi e quindi si cominciava già a digitalizzare. Come ho menzionato prima, all'inizio degli anni 70 la Compugraphic, questa azienda americana di fotocomposizione e poi di composizione digitale, fece un'offerta, una richiesta alla Nebbiolo per cominciare a digitalizzare i caratteri della fonderia, alla quale la direzione commerciale rispose con un no secco, per timore di perdere il loro margine di mercato locale, se vogliamo. Ecco, questa direi che ho sforato solo di 5 minuti, per cui adesso sostanzialmente vi lascio qui. Questa è una foto che abbiamo già vista. Nelle foto precedenti, quelle degli anni 30 che abbiamo visto in bianco e nero, in diverse foto è facile riconoscere anche Novarese giovane, lo si riconosce per la banana, diciamo, a stile Elvis che aveva e che indubitabilmente, insomma, ci permette di riconoscerlo da dietro. Questa deve essere presumibilmente della metà degli anni 60, anche se è stata pubblicata nel 68, non significa che sia stata realizzata nel 1968, comunque, probabilmente era di qualche anno precedente. Faccio una rapida carrellata di alcuni dei lavori grafici promozionali realizzati per il lancio del Forma, che poi ne sono uscite diverse varianti nei primi anni 70, quindi Tovaglia, Iliprandi, Munari, Helvetica,
e alcuni che sono realizzati da Novarese. Un aspetto a cui si riferiva Fiorella prima è il fatto che Novarese, oltre a, diciamo, sovrintendere alla produzione di carattere dello studio, in realtà è stato anche il più prolifico e più diretto, interessato anche a tutti i materiali promozionali. Cioè, a parte i campionari rilegati in volume, tutte le pubblicazioni a 2 ante, 3 ante, 4 ante, cartoline, annunci, pubblicitari e altro, erano quasi tutti firmati da Novarese. Fra l'altro, con l'avallo dell'azienda, perché qui in basso c'era il numero progressivo, ma c'era anche scritto bozzetto di Aldo Novarese, rigorosamente. E onestamente devo dire che gli specimen graficamente più accattivanti sono quelli di Novarese, che aveva indubbiamente un talento come grafico che è stato trascurato negli anni, forse da Novarese stesso, che si vedeva più come un creatore di carattere piuttosto che non come grafico, ma alcune cartelle, alcuni faldoni che avete nel fondo Novarese in tipoteca, lo testimoniano. Ci sono dei book sostanzialmente di realizzazioni pubblicitarie non per la Nebbiolo, tutte realizzate da Novarese e spesso sono molto interessanti da un punto di vista grafico. Ecco, concluderei con questo e vediamo se ci sono domande o altre cose eventualmente da discutere a voce. Quindi ridò lo schermo a Sandro. Alessandro, Grazie. grazie. Mentre tu eri nella tua presentazione, devo dire che con enorme piacere ci è raggiunti anche Sergio Polano. Quindi io ringrazio Sergio di essersi unito a noi in questa chiacchierata. Ovviamente nessuno può pensarsi di parlare e raccontare Aldo Novarese senza invitare anche Sergio, che ovviamente ha potuto raggiungerci in questo momento. Sergio, sei un fuori programma, ma sei più che benvenuto. Ti lascio, ti cedo, e credo che tutti gli altri sono d'accordo nell'accoglierti e anche nel cederti, per avere proprio un tuo contributo. Grazie mille, sono riuscito all'ultimo minuto a collegarmi, sono molto contento. Ringrazio tutti, ho seguito, no, mi sono perso l'intervento di Fiorella, ma so che poi metterete tutto online, poi magari glielo chiedo anche direttamente. E, ho molto apprezzato ovviamente l'iniziativa, fa sempre gran piacere vedere. E, il povero Novarese ha avuto sfortuna nel 2020. Direi che è stato un anno non facile per tutti, per le ragioni che sappiamo. C'erano molte iniziative, c'era molta intenzione di fare delle cose importanti in quelle ricorrenze che di per sé non vogliono dire niente, no? Centenari, però sono le occasioni in cui si mandano avanti degli studi, e purtroppo bisogna rimandare ancora di un po', probabilmente. Mi collego direttamente alle ultime osservazioni di Colizzi che condivido in pieno. Credo che uno degli aspetti sottovalutati del contributo di Aldo Novarese alla cultura grafica italiana del Novecento sia il suo contributo di grafico puro, insomma, applicato, dovremmo dire. Già che poi, non so se l'avete ricordato, nel primo articolo che scrive, lui si presenta come bozzettista. Si autodefinisce bozzettista nel 1950. Con uno studio di bozzettista, che chiameremo grafico, del tutto indipendente. Quindi per lui era una consapevolezza che risale molto indietro, quella di una capacità di produrre stampati di ogni tipo, e ci sono, nell'ambito di questo articolo, ci sono alcune illustrazioni che indubitabilmente sono di mano sua, come sono di mano sua alcune illustrazioni relative a monogrammi che sono anonime o despote, diciamo, nella collezione della tipoteca, ma credo che siano cose sue. Nella valutazione do un piccolo contributo più generale su cose che non mi sembra sia stato un accenno, e cioè sulla rivalutazione, sulla pesare diversamente il contributo di Aldo Novarese nel campo tipografico. Ho letto tutti gli articoli dei presenti, in video, ovviamente, e
devo dire, devo ripetere una raccomandazione. Ai nostri occhi il comportamento di Novarese appare, può apparire o è apparso anche a persone che erano vicino, scorretto, cioè quello di attribuirsi certi meriti. Che lui fosse tendesse a allargarsi, avesse una personalità non poco ingombrante, è vero, però va visto con la luce delle abitudini di allora, e allora era certamente una consuetudine aziendale quella per cui chi finiva un certo carattere ne era l'autore. E quindi bisognerebbe avere questa cautela prima di affrontare il passato con gli occhi di oggi, e nessun comportamento dell'antica Roma ci appare condivisibile, o moltissimi di questi, però non è diverso, insomma il passato va valutato anche tenendo presente qual era la morale del momento, quali erano le abitudini, le consuetudini. Un'altra cosa che vorrei chiedere però a Olocco è, ha fatto riferimento al termine modernismo. Questo termine, questo concetto nella storia dell'arte italiana e storia dell'architettura non esiste, non è mai stato preso, però è un termine molto diffuso in ambito anglosassone, ne sono consapevole. Io personalmente non lo capisco, nel senso che mi sembra una tautologia. Modernismo è ciò che vuole essere moderno. Ma insomma, mi sembra che se è così non spieghi molto. Però tu e Alessandro ne sapete molto di più, perché lì avete fatto molti studi e partecipate in parte di questo concetto. Se può essere utile in questa sede fare riferimento, perché era lo sfondo su cui hai collocato Olocco, scusa se chiamo per cognome, ma ci siamo incrociati brevissimamente a Parma un giorno. Forse potrebbe aiutare tutti quelli che, diciamo, sono in ascolto e come me sono consapevoli che questo concetto non fa parte del nostro armamentario, che non vuol dire che non sia utilizzabile, lungi da me il voler censurare le idee e i concetti altrui, però io, come ho detto, per esempio non lo capisco, ma insomma è un limite mio evidentemente. Di cosa intendi? Nel senso, io mi riferivo alla semplicità e a un momento storico europeo nel quale vengono chiamati, diciamo, in maniera propria e impropria modernisti, questi caratteri geometrici che cercano in qualche modo di come dire, basarsi sulle idee di Bayern e di altri, del Bauhaus o non solo, che fondamentalmente cercavano di applicare la geometria, in questo caso alla forma delle lettere, con spesso e volentieri dei grandi disastri, diciamo, a livello tipografico. E la semplicità, da quello che, diciamo, io ho visto e da quello che ho letto, mi pare che si scriva perfettamente all'interno di questo momento. Dopodiché io non sono in grado di dire cos'erano i termini utilizzati nel discorso in Italia al tempo. Io so qualcosina di più dell'Inghilterra del momento, dove il termine modernista praticamente non esisteva, cioè il modernismo come modernismo, diciamo, in architettura e nel design in quegli anni lì, bisogna aspettare dopo la seconda guerra mondiale in Inghilterra per vedere, diciamo, le applicazioni più, diciamo, ricche. In quegli anni lì il modernismo è tedesco, fondamentalmente, è dei paesi di lingua tedesca, che non vuol dire solo la Germania. E tra l'altro la Germania era il punto di riferimento, insieme alla Francia, dell'Italia, diciamo, dal punto di vista, diciamo, di caratteri che Nebbiolo compra, queste cose qua, insomma. Per cui io lo vedo più un riferimento paneuropeo, diciamo, su un momento, come dire, culturale, artistico, un momento. In quel momento lì, per dirti, ci sono tutta una serie di fonderie che producono caratteri che si seguono lo stesso, pescano dallo stesso bacino. Nessuno è, anche Rudolf Koch in quel momento
produce il suo carattere, che adesso non mi ricordo come si chiama, il suo sans serif. Questo è un contesto, diciamo, modernista, trovo il libro modernista. Tutto qua. Sì, sì, no, grazie. È che forse mi sono spiegato male, come accade spesso. O non ci si è capiti al momento. Non vorrei poi, insomma, insistere troppo, ma volevo far rilevare che in una presentazione, un discorso, chiamiamolo così, fatto in Italia, il termine modernismo non viene capito. Cioè, se tu ti rivolgi a un uditorio, ma non di persone di estrema specializzazione, degli studenti di storia dell'arte contemporanea, no, ti diranno cos'è il modernismo, come ti ho chiesto io. Diciamo, la metodologia di storia dell'arte e architettura italiana ha dei termini altri, e che mostrano più la compresenza di posizioni non coincidenti, piuttosto che l'idea di una unità granitica di ricerca detta, almeno così mi pare, il modernismo. Ma quello che io chiedevo faceva riferimento, scusami, anche a quanto, diciamo, ho avuto modo di a suo tempo di discutere con Alessandro, la cui tesi, Colizzi, la cui tesi portava esplicitamente il titolo di modernismo. E questo, ripeto, solo perché in un discorso rivolto a un pubblico italiano che abbia a che fare con questi strumenti, risulta di difficile comprensione cosa sia il modernismo. Dopodiché, adesso non dobbiamo farne, non è che diventa il centro discorso. Insomma, è novarese, e secondo me è la grande valore come grafico, che merita un approfondimento, che peraltro era in programma ed è in programma su questa sterminata quantità di oggetti promozionali che ha disegnato, anche al di fuori molto anche al di fuori della Nebbiolo, no? Copertine varie, sì, collegate anche dal punto di vista delle aziende produttrici di carta, dove ha fatto un libro, insomma, c'è tanta roba, è una cosa del tutto trascurata all'ombra dell'indubbio quantità fuori del comune di caratteri che ha disegnato, che lo pone come, fuori di dubbio è questo, l'unico disegnatore di carattere italiano di rilievo nel Novecento. Gli altri sono molto bravi, qualcuno forse anche più sofisticato certamente di lui, ma nessuno, se bisogna dare una misura, possiamo metterlo accanto, è già accanto ai grandi progettisti del Novecento. Gli altri andranno in una nota, ma difficilmente avranno la sua posizione. Sergio, grazie di questo tuo inserimento in questa discussione che sta avvenendo proprio di fronte al pubblico. Alessandro, non so se tu vuoi chiosare, visto che Sergio ti ha anche chiamato in causa per questa vostra precedente relazione in riferimento alla tesi. Però, ripeto, non vorrei neanche troppo affossare come posso dire, abusare anche della pazienza del pubblico, che ovviamente si è collegato questa sera, e ringrazio finora tutti i presenti che vedo, che sostengono anche questa, con la loro presenza, questa conversazione. E mi piace anche il fatto che ci sia proprio questa anche questi chiarimenti richiesti proprio per puntualizzare meglio e precisare meglio i contorni della fotografia che vogliamo restituire. Se vuoi anche tu, Alessandro, in qualche modo rispondere a Sergio, sei benvenuto. Alessandro, scusa. Dicevo, senza voler troppo derivare, grazie Sergio. Dicevo, Sergio si riferisce probabilmente a degli scambi che abbiamo avuto quando abbiamo
discusso, diciamo, delle mie ricerche su Munari per quanto riguarda gli anni 30. Diciamo che modernismo è un'etichetta di comodo che possiamo appiccicare ex post su un periodo, diciamo, che va grosso modo nel periodo fra le due guerre in Italia e che prevalentemente in architettura, ma non solo, ma anche nella grafica pubblicitaria, possiamo dire che quelli sono i grafici, i Munari, i Grignani, i Veronesi, eccetera, che sono stati i primi grafici modernisti, perché successivamente alla Seconda Guerra Mondiale alcuni di loro, Munari in particolare, ma non solo, si sono riallacciati a quello che era stato il dibattito in Germania negli anni 20, cioè sul fatto che le tendenze costruttiviste o della nuova tipografia, così come nell'architettura e il razionalismo italiano, venivano abbinate a delle rivendicazioni sociali, insomma. Ecco. Diciamo che nel dopoguerra della ricostruzione, riallacciarsi a quel dibattito è stato importante. Quando poi negli anni 80 si è cominciato a raccontare un po' la storia della grafica, non solo in Italia, perché i primi tentativi sono comunque sì fatti in Svizzera, ma abbastanza in maniera molto sommaria, diciamo, compaiono negli anni 80, cioè quando la storiografia accademica si occupa di grafica siamo già negli anni 80. Quindi a distanza di 50 anni è chiaro che il modernismo è un'etichetta appiccicata successivamente. All'epoca si parlava in architettura di il dibattito razionalista, no Sergio? Giusto? Però lo spirito di quello che diceva Riccardo era che quei caratteri ispirati al futuro o comunque che rappresentavano lo stesso zeitgeist del futuro, come Erbar, Kabel e tanti altri che sono usciti grosso modo in quegli anni, il semplicità non è derivato direttamente dal futuro, faceva parte di quello stesso spirito. Anche se si possono andare a trovare alcuni glifi particolari che hanno un eco evidente, ma tante altre lettere sono diverse, sono molto più legate all'Art Nouveau come struttura che non a un geometrismo semplificato, che poi io adoro sia il Futura che il Kabel, eccetera, ma non posso non notare l'originalità del semplicità in quegli anni. Tanto più che compare nel campionario Nebbiolo già dal 1928, quindi con tutti i pesi, il che vuol dire che era già in lavorazione da almeno 2 o 3 anni. Ecco. Poi altro, onestamente, non mi sento... Sergio, sei tu adesso che sei muto? Stavi dicendo qualcosa? Sì, chissà perché sono diventato muto, non lo so. Sì, sì, è vero. La reazione epidermica di fronte a un capolavoro, io lo ritengo un capolavoro, in semplicità... era quello di dire, l'ho detto anch'io, è una reazione al futuro, è giusto, avete detto bene, fa parte di quel clima. La domanda però è questa, sono veramente così geometrici? Il futuro... No, nessuno è veramente geometrico, ovviamente. Vengono chiamati geometrici, ma... È un'illusione ottica, però... Sono tutti basati... Lo spirito era di venderli come geometrici. Sono tutti basati sulle regole, diciamo, dell'ottica nel bidimensionale, insomma, sono tutti fatti bene. O quantomeno di evocare l'idea di delle geometriche elementari. Molti di questi, no? Che non sono caratteri disegnati squadra e compasso, come a volte si può far chiedere, forse qualcosa di Bayer è veramente disegnato squadra e compasso, ma la futura ha... è un carattere molto sofisticato. Assolutamente. No, tutti questi sono sofisticati. Diciamo, l'attribuzione della categoria, ovviamente geometrici, è più che debita, ma credo che bisogna poi precisarla nel senso che sì, geometrico, però non meno sofisticato nella costruzione di altre categorie o altre tipologie di tipiche. Insomma, quando abbiamo a fare con i caratteri, con i tipi di tipologia, bisogna un attimo sempre, no? Raffrenarsi. Mi permetto di entrare io nella discussione e vorrei chiedere a Fiorella se, Fiorella, hai piacere anche tu di una tua riflessione rispetto a quanto sta emergendo. Ti vedo che sei circondata da questi uomini, di questi maschi che ti fanno. Quindi giustamente tira fuori gli artigli anche tu e porta la tua ragione. No. Io credo invece che torno a sottolineare una cosa che ho detto all'inizio,
che è quella del lavorare sui materiali, no, sulle fonti, ok? E sul fatto anche che la tipoteca, no, visto che no, avete promosso e avete una mostra, no, che riaprirà tra poco, come hai detto, sia un luogo che ha, no, che ha questo materiale, che questo materiale, cioè, vorrei che, no, che tutto questo incentivasse questo tipo di studi, incentivasse quindi anche poi il riconoscimento, no, delle differenze, come si notava, no, dei modi, delle etichette attribuite, delle etichette attribuite all'interno da un altro paese, no, da altri paesi che vedono le cose italiane, no, e quindi, no, i travasi di questo genere, linguistici anche, e invece poi la comprensione delle differenze, evidentemente le differenze culturali, le differenze di contesto, ecco. Credo che volevo solo, no, ribadire questa necessità di un lavoro di un lavoro di approfondimento storico, di scavo storico e di valorizzazione di questi patrimoni, come quello che c'è alla tipoteca, non solo su Novarese ma anche su molto altro, insomma. Beh, guarda, ti ringrazio e mi fa molto piacere che su questo panel adesso appaiano appunto i volti di tutti, quindi vorrei precisare appunto che adesso credo che possiamo anche volgere al termine di questa diretta, invito ai miei ospiti di non sparire subito, di chiudere le connessioni, che magari ci salutiamo fuori della diretta, così ci possiamo anche commentare a caldo. No, ringrazio innanzitutto il pubblico che ci ha seguito con passione e anche con presenza numerosa, perché comprendiamo benissimo che questa condivisione online, cui ultimamente purtroppo ci siamo abituati un po' tutti, ha anche delle dinamiche che ci privano proprio di quel piacere esperienziale di essere presenti, anche se in altra forma, perché magari dopo il bello era andare a bersi un bicchiere sopra e raccontarci esattamente come sono, quali sono altri aneddoti legati proprio al mondo della tipografia. Sergio, ti ringrazio in modo particolare di essere intervenuto, anche se a cose ormai inoltrate, ma perché comprendiamo benissimo che non potevi mancare, ecco, questo assolutamente, e mi fa proprio piacere che ci sia questa fotografia conclusiva di tutti, di quello che secondo me è il punto di arrivo, ma anche di costante evoluzione e partenza di nuovi approfondimenti. Quindi raccolgo appunto l'invito di Fiorella e anche a quanti, mi auguro che ci fossero presenti degli studenti di design e di ricerca e di studio della tipografia italiana, posso confermare da questa mia postazione qui in tipoteca che ricevo quotidianamente mail con richieste di informazioni, di condivisioni, eccetera. Quindi devo dire che per fortuna questa cosa è sotto traccia, ma presente, ed è come un fiume carsico che proprio si dipana e si irradia in tutta Italia. E parlando di fiume carsico, saluto quindi Sergio, che so che è in Friuli, e quindi ti ringrazio per esserci stato. Apriamo pure i microfoni, quindi ringrazio quindi anche Alessandro per esserti unito a noi. Sei rientrato da poco dal Canada, lo so, e quindi ti abbiamo subito richiamato al dovere di fare anche un po' di buona e sana conversazione in italiano. Fiorella, grazie anche a te, perché so che sono giorni sempre intensi e la didattica online rende tutto più complicato. Riccardo, anche tu, so che sei un viaggiatore tra regioni proprio per inseguire questa tua ricerca e questa tua necessità anche di... mi chiedo quando andrai in Inghilterra, perché so che al momento, ricordiamo che Riccardo è anche fellowship lecturer, quindi è ancora una cellula che ricerca sul campo all'Università di Reading, e quindi il type design so che ti accompagna praticamente quotidianamente. E Sergio, anche a te grazie di cuore proprio per esserti unito a noi e per aver aggiunto anche quel giusto dibattito che è necessario in questi talk che si svolgono in pubblico. Quindi a me non che resta che salutare il pubblico, che vedo a lato sta commentando in maniera anche e ci tiene a salutare e a condividere con voi il piacere di questa conversazione, e qui si chiude la nostra diretta, e un arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie.
E a presto a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie.